Dobrodošli u Univerzitetsku biblioteku na još jedan događaj u nizu naših kulturnih manifestacija koje organizujemo u saradnji sa različitim naučnim institucijama. Danas imamo veliku čast i zadovoljstvo da imamo prijatelje iz Italije koji će prezentovati zanimljive teme iz oblasti književnosti. Detaljnije o tome ko su naši dragi gosti čućemo od naše saradnice Svetlane Sejatović, naučnog saradnika Instituta za književnost i umetnost. I ja dajem sada reč Svetlani da detaljno predstavi naše goste. Moje ime je... A nome de la biblioteca universitaria? Ovo je poznato u ime direktora il saluto anche del direttore attualmente assente. Prenosi l'ambolteve e ovo è Teo Mezzinaro Petrati, da università. Fa parte della collaborazione internazionale dell'Università di Belgrado. In buon gruppo i serati dell'Istituto di Letteratura. E della collaborazione con l'Istituto di Letteratura e Arte. Nel quadriamo un istituto di Cucciano Stiume. Saluto a nome dell'istituto di Cucciano Stiume. Grazie a Gregavania, professor Nicola D'Antuona e le conferenze di oggi del professor D'Antuona, della dottoressa D'Antuona. Che ne ho nasce per anni e poi è fa parte della nostra collaborazione tre cose lontane circa un anno fa. Risulta che per anni è svolto il risultato di questa collaborazione è il volume La miscelanea a acqua alta, una lista di paesaggi, paesaggi mediterranei nella letteratura italiana e serba del Novecento. Stasera abbiamo la promozione di questo libro, la presentazione al Fondazione Nicolara alle 20:30. Mismo me ho dato l'Università di Pescara. Ringraziamo l'Università di Pescara, di Chiesa Pescara, specialmente il Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne. Poi è assoluto finanzi più c'è poi organizzazione. Che ha partecipato dal punto di vista finanziario e anche nell'organizzazione del volume. In altro se da oltre il progetto di nostre terapie. E speriamo che sia solo l'inizio della nostra collaborazione. Poi è stata serata a tre istituzie, per ora è soltanto la collaborazione tra le due istituzioni, però si allargherà anche a livello nazionale. Nell'ambito di questa collaborazione ci fa piacere che oggi siamo riusciti a organizzare le due conferenze. E ora vediamo la prima conferenza della dottoressa Nunzia D'Antuona. Sara di l'Università di Salerno, collaboratrice dell'Università di Salerno. Ho successo il mio predavanie in prevoto, a potenziare il professor di Cuba D'Antuono. Sentirete la conferenza anche in traduzione, dopo il professor D'Antuono. Ho successo il predavanie, ho Capri, di Capri del Mediterraneo nell'opera di Alberto Moravi e in questo poi c'è Teo, nuovi mediterranei. Anche questo rappresenta una parte dei nostri orizzonti delle ricerche mediterranee. Prego.